Ciao, ciao amici, ciao, bentornati sul canale, bentrovati. In realtà volevo fare un altro video, non questo, però non sto nell'umore e penso che quel video lì slitterà. Però ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per le famose coordinate. Non so se qualcuno di voi si ricorda che vi ho chiesto su Instagram, mi guardava proprio quel video lì. Non me la sento di farlo perché proprio non mi resterebbe troppo complicato girarlo in camera. Scusatemi, ho una caramella. Allora, dunque, oggi sta finendo l'anno, meno male direi, portiamoci alle spalle questo 2019 veramente terribile, e facciamo una conta un po', su quello che sarà l'avvicinarsi appunto della fine dell'anno. Questo è un tag, diciamo, chiamiamolo tag, che ho visto su tantissimi canali che seguo. L'ultimo che ho visto è stato quello di Ruben, il piccolo Ruby, e infatti le domande le ho prese sotto al suo video. Ciao Ruben, se tante volte dovessi guardare il video. È un video breve, conciso, senza tanti giri di parole, quindi sono domande altrettanto brevi, concise, dirette, quindi io direi di iniziare perché è più semplice a dirsi che a farsi, no, a farsi che a dirsi. Ok, nel mio caso sicuramente sì, quindi perdonatemi, sto un po' svalvolata. Le domande sono sei, quindi ecco. Allora, c'è qualche libro che hai iniziato e che vorresti terminare? Assolutamente sì, aspettate. Eccolo qui, la trilogia della frontiera di McCarthy. Ahimè, ho letto finora solo Cavalli selvaggi. Vorrei tanto terminarlo entro la fine dell'anno, ma non credo di riuscirci. Non so neanche se riuscirò a leggere il secondo che è Oltre il confine. Sinceramente non lo so perché voglio dare priorità ad altri testi, quindi non lo so. Quindi non credo di riuscirci, però mai dire mai, vedremo, anche perché non so se nel periodo natalizio starò qui in casa o andrò via, quindi portarsi dietro un bel tomone così la vedo un po' dura. Poi, terza domanda. C'è una nuova uscita che stai ancora aspettando? Assolutamente sì, il priorato dell'albero delle arance. È uscita credo il 3 dicembre, lo attendo tanto. Io non sono stata fortunata come tante che hanno avuto la copia bozza gratuita, perché sono state fortunate, beate loro, e quindi devo aspettare come tutti i comuni cristiani, i comuni mortali, devo aspettare l'uscita. Sicuramente l'acquisterò o me la farò regalare, le cose sono due. O a Jessica gliela regalerò io, quindi praticamente sono in fermento per quel meraviglioso libro che so essere molto complesso, con un world building molto molto particolare, una bellissima storia, un fantasy meraviglioso, dove ci sono i draghi, ci sono io. Beh. Poi, quarta domanda, quali sono i tre libri che vuoi leggere prima della fine dell'anno? Ce ne sono, ne vorrei leggere, vedremo, non lo so. Dunque, vorrei leggere, approcciarmi ad Anita Nair e leggere Sapore amaro. So essere un libro molto bello, molto particolare, molto intenso. E sono molto molto curiosa. Ho fatto un po' di fatica a trovarlo, sono riuscita a trovarlo su Libraccio a poco prezzo, mi sembra, a 11 euro ne costava il doppio, e quindi molto curiosa, vedremo se riuscirò a leggerlo. Poi un'animatrice giapponese, la scoperta di quest'anno nel 2019, ma avremo modo di parlarne, Natsu Kirino, Morbide guance, storia femminile, di violenza, ma anche di aspetti sociali che riguardano appunto il Giappone.
molto molto curiosa, assolutamente, anche questo veramente molto molto curiosa, anche questo preso su Libraccio, veramente a un prezzo stracciatissimo, sono molto molto contenta di averlo perché adoro questa scrittrice. Poi, ultimo ma non ultimo, è di Sebastian Fitzek, Il ladro di anime. Ne ho sentito parlare in modi veramente, in toni entusiastici di questo testo. Io, amante dei thriller psicologici, l'ho voluto a tutti i costi e lo desidererei leggere anche perché non è lunghissimo e quindi vedremo. Vedremo se ce la farò in caso, dato che a breve potrei anche portarmelo via. Vedremo, vedremo, vedremo. Poi, penultima domanda. C'è ancora qualche libro che vorrebbe sorprenderti e diventare il tuo libro preferito, quindi il libro dell'anno praticamente, quindi tra quelli che devo leggere assolutamente no, ma su questo penso che non avete dubbi. Perché il mio libro dell'anno, il mio libro per eccellenza, già sapete qual è, e credo che non si scioglierà da lì, il podio non glielo ruberà nessuno, perché non credo che esista altro libro più bello, altra storia più bella, appassionante, coinvolgente di quella, struggente, dolorosa, una vita come tante. Quindi non credo che da qui alla fine, al 31 dicembre, uscirà il libro della vita, il libro perfetto, non credo proprio. Ultima domanda, hai già cominciato a far piani per il 2020? Allora, sì e no, bisogna un pochino vedere che cosa si intende per piani per il 2020. Una cosa è sicura, e questa la dico proprio con assoluta certezza, non seguirò più la moda, ma andrò a sentimento, entrerò in libreria. Se troverò un libro che mi piace, un libro che a me interessa, che mi interessa la trama, che mi ha colpito la copertina, eccetera, lo prenderò a prescindere. Che ne abbiano parlato, che non ne abbiano parlato, non mi interessa. Non sto seguendo molto più Instagram, non sto seguendo neanche più tanto i trend, perché in questo anno mi sono resa conto che ho speso una barca di soldi in libri inutili, libri che potevo perfettamente evitare di leggere. Anche perché più della metà li ho abbandonati, di quelli che ho, delle famose influencer su Instagram appunto, li ho abbandonati, quindi no, io devo andare a sentimento, quindi per il 2020, ma già lo sto facendo anche adesso, di continuare su questa retta via, ovvero seguire i miei sentimenti. Per il resto spero di... Sapete qual è il mio desiderio più grande, qui lo dico e qui vorrei veramente che restasse. Che anche nel 2020 avrò la vista per leggere altrettanti libri. Quelli sono i miei piani per il 2020. Niente ragazzi, il video è terminato, spero di avervi tenuto un pochino compagnia. Scusatemi per l'umore, il tono e quant'altro, ma sono veramente giornate no, qualcuna di voi lo sa perché ci sentiamo anche privatamente, ma sono veramente giornate pessime. Però ho voluto lo stesso, anche per distrarmi un pochino, tenervi compagnia e spero di averne tenuto a voi. Se avete letto, ovviamente, inutile che ve lo dica, se avete letto qualcuno di questi libri, ditemelo, fatemelo sapere, giù nei commenti che vi aspetto sempre numerosi, per favore, grazie. E nulla, un bacio grandissimo, ci vediamo alla prossima, sempre qualora vogliate, ovviamente. Ciao!